Subito! Essere sorelle e litigare come cane e gatto? Non vanno d'accordo, non vanno d'accordo! Che vuoi che faccia? Poverine, non sta bene intromettersi nei problemi di un'altra famiglia, davvero, smettila, Greta, per questo favore! Dico io, meglio non intromettersi in diavolerie di piccioncine con piccioncini. Pucia non andare bene, questo credo io. Già. Allora Franco è uscito? Sì. Ti ha risposto, sì, perché non te ne vai? Perché? Lo decidi perché tu. Perché? Aspettate un secondo. Lui si deve riposare perché potrebbe avere una ricaduta. In ogni caso vi chiama o vi vedete. Adesso potete andare. Sì. Va bene, sì. Nicolas, curati. Sì. Martin, per favore, per qualsiasi cosa avverti. Ho il tuo numero, stai tranquilla. Ciao. Ti chiamo. Ciao, Nicolas. Avverti Franco che lo cerco? Grazie. Come ne usciamo? Andiamo a casa a vedere come sta. Sì, sì, andiamo, così ti calmi e la smetti di cacciarti nei guai. Però sì, datti una pettinata prima. Sì, bada, il pettine e il gel, per favore. E la vita. Che stavi cantando? Quando? Adesso, stavi cantando una canzone. Ah, sì, è una canzone che mi ha fatto sentire Thomas, è la sua preferita. È molto bella e romantica. E la vita. Ti rende triste? No, non mi rende triste, è soltanto che... Che ti importa come mi sento? Da un momento all'altro prenderai una nave, un somaro, un cavallo, un aereo e te ne andrai, ci abbandonerai. Prego, e chi si è visto si è visto. Ascolta, quindi, una cosa. Che ti importa di come sto io? Avevamo fatto una tregua, no? Possiamo parlare senza litigare, per favore, Florsita? Florsita? Finché mi chiamerai così non riusciremo mai a parlare senza litigare. D'accordo, ci proverò. Bravo, provaci. Beh, anch'io ho la mia canzone preferita. E adesso la voglio ascoltare. Vedrai, piacerà anche a te. Cosa? Fly me to the moon and let me sing among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Che sta succedendo? Ah, ragazzi. Che ti prende? Che ti prende a te? Dimmi una cosa, che intenzioni hai adesso di sedurre Flor? Ma di che stai parlando? Sei impazzito? Che sto parlando? Delle tue manovre parlo. Ci vuoi comprare con i tuoi regaletti e adesso ci provi. Sì, anche vi voglio comprare. E se anche volessi provarci, qual è il ragazzi, problema? Un momento, sono abbastanza grande per decidere da sola quello che devo fare, ok? Andiamo, che si cuba, che esalita febbre. No, la febbre ce l'ha lui. Basta, aspettate. Franco ha tutto il diritto di dire quello che pensa. Ma ti sbagli. Io non voglio comprare nessuno. Cerco soltanto di avvicinarmi un po' di più a voi. Non so nemmeno come sono diventato tutore di questa famiglia, ma ne sono responsabile e me ne devo far carico e lo farò nel miglior modo possibile. Pensavo che sarei stato un disastro, ma in realtà devo dire che riesco a cavarmela piuttosto bene. Molto bene. Cioè, abbastanza bene. Tutto sommato, i ragazzi si sono abbastanza affezionati a te e... Sì, e anch'io a loro. Devi riconoscere che Massimo è una brava persona, riconosci. Che stai dicendo? Massimo è una brava persona? Sì. A quello interessa solo provarci con tutte, non farebbe altro. No, non mi pare. Non esagerare, anzi ti voglio dire una cosa. Guarda come ti sei conciato per Rosio. No, non è vero, io con Rosio non ci voglio provare, voglio darle una lezione di vita. Non può essere così superba quella ragazza. Comunque se riesci a darle un bacio glielo puoi dare anche da parte mia. Con voi non si può parlare, proprio non si può. Pronto? Pronto, Franco? Sono Carla. Cosa vuoi? Sono uscita a fare una passeggiata e indovina un po' chi ho incontrato. Mi stai provocando? Perché mi hai chiamato? Sta tranquillo. Ti dicevo che ho incontrato la tua ragazza, quella che ti piacerebbe fosse la tua ragazza, Rosio. E con questo? Dico che è vicino a me e che nessuno ci disturba. Quindi adesso ti saluto, mi avvicino e le parlo. E posso dirle diverse cose, non so. Le posso raccontare dello scambio dei nomi. O le posso dire che hai pensato di rubarle i soldi. Non so, qualsiasi cosa. No, Carla, non fare niente, per favore. Vieni a casa, ne parliamo, per favore, ciao. Le hai era detto Carla, minaccia di parlare con Rosio, le ho detto di venire qua così. Hai invitato quella scema qui. E che potevo fare? No, evidentemente hai ancora la febbre. Questo è pensate chiaro. Quello che volete, ma per favore aiutatemi, non lasciatemi da solo. Sei adorabile, Malala. Quando spendi e spendi ti scateni. Mi riattiva la circolazione, mi rinfresca la pelle. Non ti fa certo male. No, lo dico per l'impeto che ci metti. Come siete patetici, smettetela per favore. Non vi vergognate, mi fate un po'
papera. Com'è gelosa la mia bambina. Oh, avete fatto shopping. A te che te ne importa, io ero rognoso. Che cosa c'è? Non sei capace nemmeno di comprare uno stuzzicadenti, pezzente. Come? Oh, ma quanto è gentile, così bella. Lasciami oggi. Perché non mi racconta che cosa combina? Perché sentiamo. Invece non avanti. La smettete e mi lasciate da sola con Lorenzo? Vieni qui, tesoro, andiamo a berci qualcosa. Sì, ho una bottiglia di champagne in frigo. E così pensate di lasciarmi fuori dalla festa? Non ho ricevuto il biglietto d'invito. Che combinate? No, Lorenzo, che state combinando? Dobbiamo parlare tu e io. Mm-hmm. Io non ho più fiducia in te, sai perché? Perché stai sempre a sbavare dietro a quella servetta. No, ti sbagli di grosso. Se mi vuoi colpire, colpiscimi qua. Non dire baggianate. Lorenzo, ti prego, mi stai annoiando. Tu dici di volere che la serva incassi i soldi perché dici che è molto mm-hmm. più facile togliere i soldi a lei. Mm-hmm. Piuttosto che a chi? Che a te! Che a te, capisci? A te che non stai rispettando i pagamenti. Non li rispetti. Flora è molto più ingenua e le posso togliere ciò che voglio quando incasserà la sua parte. Ma io non voglio che li incassi. Io voglio tutti i soldi per me. Ecco il nodo del conflitto. E qual è il problema? Florenzia. Un'altra volta Florenzia. Sempre Florenzia! Oh, è bellissima! Bravi! Ciao! Ciao! Come canti bene? Ah, ti ringrazio molto. Gli stavamo facendo sentire le canzoni della band. Sì, benissimo, ascoltate, devo dirvi una cosa. Sono nervosa perché devo andare all'apertura del testamento ed è già arrivato l'artista. Ah, finalmente! Ah, così finirà l'incubo. Sì, già, finalmente. Mi rallegro per te e per i ragazzi. Possiamo venire con te? Sì. No, non potete venire con me perché sono cose da grandi e ci devo andare con le streghe. Con Delfina e Malala. Appunto, le streghe sono sempre pericolose, Flora. È vero, le streghe sono pericolose, ma io ho le mie fatine che sono le migliori guardie del corpo del mondo. Vado lì e andrà tutto bene. Voi invece restate qui e fate i bravi, d'accordo? Va bene. Buona fortuna, Flor. Ci vediamo, ciao. Ah, che sì, bello. Sì, sì. Vuoi sentirne altre? Sì, sì, vai. Ragazzi, scusate, vi dispiace se esco un attimo. No, noi ci vediamo un DVD, un fantastico cartone. Sì, l'abbiamo già visto, ma non importa, è bellissimo. Dove vai? È meglio che Flor non vada da sola, no? Boh. Sta per iniziare il film. Entra, Carla, per favore. E dimmi che devo fare perché tu... Che bella casa che hai, eh? Che devo fare perché tu non vada a parlare con Rocío, senti. Vediamo un po'. Io ho bisogno di lavorare, per questo ho bisogno del tuo aiuto, ma stai tranquillo. Perché tu non ti devi compromettere, devi solo darmi delle informazioni. Quali informazioni? Delle Qual informazioni? Qual è il tuo piano? Qual è? Penso di rimettermi a svaligiare case. Ah. E siccome tu conosci tanta gente ricca come te... Ok, ok, ok. Supponiamo che io abbia una casa da farti svaligiare. Come pensi di fare? Che cosa farai? È facile. Studio i movimenti e quando so che non c'è nessuno, sfondo una porta e rubo tutto. Ah, e tu lo sai fare davvero o fai come hai fatto in spiaggia? Ti era riuscito malissimo. Sì, ma quella volta in spiaggia ho avuto sfortuna. Ho esperienza, se vuoi saperlo, ho già svaligiato 3 case nel Residence City. Hai già svaligiato 3 case? Quando? Sì. Sentiamo, quando? Un mese fa, più o meno, tutte e tre un nello stesso fa. Fine settimana, sì. E che cosa ci fai con le cose che rubi, poi? Le vendo. Le vendi? Sì, c'è un negozio in centro che si chiama Toto. Sembra un negozio qualsiasi. Invece no, lui rivende tutte le cose rubate. In realtà mi paga molto bene. Ma guarda un po', già. Bene. Adesso fa un bel saluto alla videocamera. Ciao, ciao, che ciao. Forza, oh, sei ciao. Cascato. Che fa? Vieni, vieni qui, vieni. Prince Bald News, mia cara. Ecco, come vedi, abbiamo filmato tutta la dichiarazione. Così se mi dai di nuovo fastidio, Carla, io ti mando in galera, va bene? Sei un traditore e uno schifoso. Sei stato grande, Nick. Spero che questo basti. Può lasciarmi qui, grazie. Arrivederci. Accidenti. Che brutto posto per leggere un testamento. Ah, fatine, per favore, lasciate quello che state facendo e restate qui con me. E questo che cos'è? Il pianto di un bambino. È qui. Ma perché piange? Permesso? C'è qualcuno? C'è qualcuno?
Flor, ma dove ti sei cacciata, Flor?